Ecco, l'incontro di oggi si chiama proprio verso un'economia circolare e le misure dell'Europa per la crescita sostenibile. Dall'Europa arrivano precise indicazioni su questo tema? Beh, non c'è dubbio, anche perché oggi non siamo più nelle condizioni di poter tenere divisa la politica industriale dalla politica ambientale. Oggi dobbiamo imparare a fare una politica industriale sostenibile. L'economia circolare è una risposta, è un metodo di lavoro. L'Europa che cosa ci dice? Ci dice che oggi noi che siamo poveri di materie prime e le materie prime hanno un costo, possiamo veramente recuperare materia prima attraverso un'ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti. C'è questa proposta della Commissione sulla quale il Parlamento sta lavorando e noi dobbiamo arrivare in tempi certi e rapidi ad avere regole chiare, perché dietro comunque c'è l'interesse non solo dell'ambiente ma anche dell'economia. Il governo italiano in questo senso come recepisce questa indicazione? Il governo italiano sta lavorando all'interno del Consiglio europeo per portare la sua posizione, perché come sapete il processo legislativo europeo vede sia la Commissione che il Parlamento ma anche il Consiglio europeo, nel quale appunto c'è la posizione di tutti i governi, però io penso che appunto il governo italiano ha capito perfettamente che questa è una strada importante per l'economia e sta lavorando in questa direzione.